Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi volevo fare un video così molto semplice per fare due chiacchiere con voi. È una giornata particolare per me perché è il mio compleanno, ma cade, ahimè, in un momento storico molto difficile, molto delicato per tutta l'Italia, ma anche per tutto il mondo. Siamo in piena emergenza sanitaria. Stiamo combattendo un nemico invisibile tutti quanti. Ci sono state delle persone che purtroppo non ce l'hanno fatta, ci sono state delle persone che invece per fortuna sono guarite e quindi hanno superato questo momento tragico. Ci sono le persone che stanno ancora lottando, ci sono quelle che stanno lavorando quotidianamente, stanno dando il meglio di sé per cercare di dare una mano a tutte le persone che ne hanno bisogno. In questo caso penso a tutto il personale. Personale sanitario, penso alla protezione civile, penso semplicemente anche alla commessa del supermercato che si alza magari tutte le mattine alle 5 e arriva sul posto di lavoro per garantire a tutti noi il cibo e quindi anche queste sono cose che comunque vanno considerate, sono cose importanti. Poi ci sono tantissime altre categorie che magari non nomino, ma che comunque sono fondamentali in questo momento, anche magari le forze dell'ordine o anche semplicemente tutte quelle persone che portano la spesa a casa delle persone anziane, tutti i corrieri che fanno consegne nonostante il periodo. Insomma, ci sono davvero un sacco di figure professionali che meritano il nostro rispetto, la nostra attenzione e soprattutto il nostro grazie. E in tutti questi pensieri, ovviamente, non posso ignorare il fatto che è il mio compleanno, io compio 41 anni. E non pensavo che avrei mai vissuto una situazione come questa, perché questa è una situazione che a volte, quando io ci penso, mi sembra quasi surreale. A volte mi sveglio la mattina e mi chiedo: ma è stato un incubo o stiamo davvero vivendo tutto questo? E purtroppo mi rendo conto che lo stiamo vivendo davvero, che è tutto reale, le morti sono reali, il pericolo è reale, tutto quello che sta accadendo è reale. E quindi poi ci sono una serie di emozioni che si scatenano, perché ci sono delle giornate in cui sono molto più tranquilla e ci sono delle giornate in cui invece ho molta più paura per me e per gli altri, per quelli che mi stanno vicino, per quelli che amo. E quindi insomma sto un po' lottando in questo turbine di emozioni diverse che cambiano anche abbastanza velocemente nel corso magari della stessa giornata. Sono sicura di non essere l'unica, sono sicura che ci sono un sacco di persone che stanno vivendo la stessa cosa, che si sentono esattamente come mi sento io. Quindi insomma questo video voleva anche essere un modo per unirci tutti insieme e magari anche confrontarci un po' su come la stiamo vivendo. Dal punto di vista pratico per me è cambiato molto poco. Io lavoravo da casa già prima che succedesse tutto questo, sono ormai quasi 2 anni che lavoro da casa e quindi dal punto di vista del mio lavoro assolutamente le cose sono rimaste invariate. Sono cambiate, diciamo, delle piccole cose, ad esempio il fatto che il mio compagno lavora da casa ed è tutto il giorno a casa con me e questa è una cosa positiva in realtà, è l'unica cosa forse positiva che c'è in questo isolamento forzato, il fatto che posso stare con lui, quindi ci vediamo di più, a volte magari facciamo una pausa insieme, ci prendiamo un cappuccino oppure semplicemente facciamo due chiacchiere 10 minuti e poi ricominciamo a lavorare ognuno al suo lavoro e questa è una cosa bella. E poi ci sono tutte quelle cose che io mi rendo conto adesso che erano un privilegio e che noi in realtà davamo per scontate. Ad esempio, fare la spesa. Io sono sempre stata una persona che quando andava a fare la spesa voleva fare presto, sbrigarsi. Io non volevo perdere tempo dentro al supermercato. Quindi entravo, facevo la spesa, speravo che non ci fosse coda alla cassa per uscire il prima possibile. E adesso mi rendo conto che invece fare la spesa nel modo in cui facevamo prima era un privilegio, perché adesso dobbiamo fare le code fuori dal supermercato prima di poter entrare. Quindi fare la spesa è diventata una cosa lunga, una cosa anche faticosa, perché poi ci vogliono mille attenzioni per non portare a casa qualche virus, per non essere contagiati, quindi mascherina, guanti, distanza di sicurezza. E sono tutte cose alle quali noi non eravamo abituati. E adesso che stiamo vivendo tutto questo, mi rendo conto di quanto la vita di prima fosse
fosse un privilegio e di quanto le persone si lamentassero magari di cose futili quando in realtà erano importanti. Io devo dire che quando posso cerco di fare la spesa online, ma quella è una cosa che io facevo anche prima, proprio perché anche prima non avevo tantissimo tempo, perché io comunque devo lavorare quando sono a casa, e per ottimizzare i tempi facevo la spesa online. Adesso ci sono riuscita qualche volta e qualche volta no, quindi sono stata costretta anche ad uscire per fare la spesa. E tutto questo tempo che ho dovuto impiegare mi ha fatto pensare che le cose che avevamo prima erano un privilegio e noi non ce ne siamo mai resi conto. Poi ho riflettuto anche tanto su questo rallentamento a cui siamo stati costretti. La società in cui vivevamo prima era troppo veloce, era eccessivamente veloce, troppo rapida, non avevamo nemmeno il tempo per renderci conto delle cose che stavano accadendo. Tutti frenetici, tutti di corsa, sempre senza tempo nemmeno per fare una telefonata o per rispondere a un messaggio. Adesso siamo tutti fermi, siamo costretti a riflettere anche su queste cose. Ovviamente queste sono solo delle mie riflessioni, non è detto che siano condivise anche da altri, però mi andava comunque di fare un video anche su questi argomenti per capire un po' come la state vivendo voi, quali sono i vostri pensieri. Poi, naturalmente, se poco è cambiato dal punto di vista pratico, nel mio caso, molto è cambiato invece dal punto di vista emotivo. Io sono una persona che, ad esempio, è molto attenta dal punto di vista dell'igiene, perché già prima che scoppiasse tutta questa emergenza, io avevo nella borsa la mucchina gel che utilizzavo tutte le volte che non era possibile lavarsi le mani, quindi magari banalmente usavo un bagno pubblico e non c'era il sapone e allora in quel caso usavo la mucchina gel, oppure quando scendevo da un mezzo pubblico magari mi lavavo le mani con la mucchina gel. Dopo una stretta di mano con qualcuno magari mi passavo la mucchina gel. Mi rendo conto che forse non è una cosa elegante e che magari prima veniva considerata eccessiva, però io ho sempre pensato che le mani siano il maggior veicolo di trasmissione di virus e di batteri. E quindi, essendo una persona molto attenta a queste cose, queste misure io le adottavo già prima. Mi sono sempre lavata le mani prima di mangiare, prima di toccare il cibo, mi sono sempre lavata le mani al mio rientro a casa, quindi sono cose che io facevo già prima. E anche il cosiddetto galateo respiratorio, che è quello di cui tanto abbiamo sentito parlare, che vale a dire tossire non mettendosi la mano davanti, ma tossire nella giuntura del braccio, quindi anziché mettere la mano davanti, praticamente mettere il gomito davanti. Io questo lo facevo già, perché pensavo comunque anche alle altre persone. Se io ho la tosse, tossisco sulla mia mano e poi magari tocco qualcosa in un ufficio o comunque stringo la mano a qualcuno, è ovvio che gli trasmetto i miei germi. Quindi io pensavo già prima a tutte queste cose, quindi per me è anche stato molto facile, devo dire la verità, adottare queste misure, magari rafforzarle un pochino rispetto a prima, ma essendo già cose che erano dentro di me, che facevano parte di me, praticamente poco è cambiato. Però c'è una cosa in particolare, fatemi sapere se anche voi lo fate, se anche per voi è così, che mi sta facendo uscire di testa, che è disinfettare la spesa. È una cosa che io prima non avevo mai fatto. Sinceramente, disinfettare la spesa era troppo anche per me, diciamo così, che davvero era una cosa alla quale non avrei neanche mai pensato, forse. Non era una cosa che io facevo. Invece adesso tutti mi stanno consigliando di disinfettare la spesa. Io lo faccio controvoglia, devo dire la verità, perché è una cosa che proprio mi fa uscire di testa. Il fatto di mettermi lì con l'alcol e disinfettare tutti i prodotti prima di metterli nel frigo mi sta pesando tantissimo. Mi rendo conto che magari è utile, mi rendo conto che è una misura ulteriore di protezione per me, per il mio compagno che è in casa con me, però mi sta facendo un effetto dal punto di vista emotivo veramente brutto. E volevo condividerlo con voi per sapere come vivete questa cosa. Innanzitutto, se lo fate, se disinfettate la spesa oppure no.
E qualora lo facciate, se ve la vivete bene oppure se anche voi come me vi sentite un po' a disagio nel farlo. Ovviamente sono piccole cose, non sono queste le cose importanti e non mi sto lamentando, assolutamente non è una lamentela la mia, è semplicemente una condivisione di uno stato d'animo che mi sta pesando rispetto ad altre cose che invece facevo già prima, che facevo normalmente, che quindi non mi pesano perché facevano già parte di me. Quindi insomma, ci sono tutte queste emozioni un po' in contrasto una con l'altra e quindi di conseguenza questo mio compleanno è un po' particolare, un po' diverso dagli altri. Però vi voglio anche dire che ho deciso con il mio compagno di festeggiarlo come si può, ovviamente. Semplicemente mi farò una torta, metterò una candelina, la spegnerò insieme a lui, farò una videochiamata con i miei genitori nel momento in cui spegnerò la candelina per avere un pochino di affetto, un pochino di vicinanza anche con la mia famiglia e cercheremo di passare per quanto possibile una giornata tranquilla, magari faremo un gioco da tavola, ci guarderemo un film, faremo due chiacchiere, insomma cose molto semplici, cose che si possono fare restando a casa, però ho deciso comunque di festeggiarlo nel mio piccolo il compleanno, perché non festeggiarlo proprio per niente mi sembrava brutto, perché mi sembrava di appesantire ancora di più tutta questa situazione. Invece credo che creare dei momenti di spensieratezza, dei momenti comunque carini, affettuosi, anche divertenti all'interno di una giornata passata a casa sia importante, perché abbiamo anche bisogno comunque di sdrammatizzare. Abbiamo anche bisogno di passare dei momenti in cui si può ridere, si può scherzare, perché altrimenti diventa tutto troppo pesante e poi schiaccia. Perché già siamo abbastanza schiacciati da tutto quello che è successo. Siamo schiacciati dalle morti che ci sono state, siamo schiacciati dalla paura, di ammalarci e di far ammalare magari qualcuno che è vicino a noi. Siamo schiacciati dalla paura che qualcuno a cui vogliamo bene possa essere contagiato e magari ritrovarsi in ospedale, qualcuno che magari poi non ce la fa. Quindi sono tutti pensieri che ci passano per la testa quotidianamente, credo che sia normale. Perché secondo me, se non si riesce comunque ad avere anche dei momenti di allegria, di positività, di creatività, comunque un momento anche per stare bene, e credo che se ne uscirà molto più schiacciati da questa storia. Invece penso che sarà utile continuare a riflettere su noi stessi, sicuramente io lo farò su di me. Cercare anche di rafforzare degli aspetti della nostra personalità, cercare di rendere tutto questo momento anche educativo da un certo punto di vista e quindi uscirne meglio e non peggio, perché credo che in qualche modo tutto questo sia anche un po' una sorta di messaggio divino. Qualcuno vuole dirci fermatevi, stavate esagerando. Io è un po' che ci penso a questa cosa, ma non perché io faccio i tarocchi o perché io mi interesso di esoterismo, perché vi devo dire la verità, io i tarocchi su questa cosa non li ho fatti e non li voglio fare, perché non me la sento. Qualcuno me l'ha chiesto via mail, ma io non me la sento di fare i tarocchi su questa cosa perché questa cosa è troppo grande, è troppo seria e quindi non mi va di farci un giro di tarocchi sopra. Quindi aspetterò di vedere come va vivendo alla giornata, quindi assolutamente non è una cosa che voglio fare. Però diciamo che mi frulla nella testa il fatto che tutto questo potrebbe essere un messaggio. Qualcuno che dice calma, stop, fermatevi, non state dando importanza alle cose che invece hanno importanza, vi state perdendo in cose futili. In cose inutili, state dando troppa importanza al vestito all'ultima moda, all'iPhone all'ultima moda, state dando troppa importanza al lavoro e magari per dare importanza al lavoro state trascurando la famiglia. Adesso vi blocco a casa e vi faccio riflettere, vi faccio fermare. Ovviamente questa è solo una mia opinione, non pretendo che sia condivisa, non prendetemi per matta, è soltanto una riflessione che ho fatto. Ho pensato, se tutto questo fosse davvero un messaggio che arriva dall'alto e che vuole farci capire che le cose importanti della vita non sono quelle che fino ad oggi abbiamo considerato importanti, ma sono altre, la famiglia, gli affetti. La salute, ragazzi, la salute.
perché hanno fatto una ricerca e hanno visto che la maggior parte delle persone pensa e dà importanza alla propria salute soltanto quando la perde. Questo è terribile. Noi dobbiamo pensare alla nostra salute quando ce l'abbiamo la salute. Quindi, secondo me, l'importanza della salute in questo caso va un po' rivista, perché c'erano troppe persone che non davano importanza alla propria salute. E credo che questa potrebbe essere anche un'occasione per cominciare tutti quanti ad adottare delle abitudini di vita più sane. Ad esempio, dormire 7-8 ore al giorno, non stare magari svegli di notte perché dobbiamo lavorare, perché dobbiamo finire un lavoro, ma accettare che non possiamo fare tutto sempre in tempi brevi, dobbiamo prenderci anche il tempo per riposare, quindi anche accettare l'idea di non riuscire magari a finire un lavoro e di doverlo rimandare al giorno dopo. Dobbiamo cercare di mangiare sano, dobbiamo fare attività fisica. Per le persone che fumano, buttate via le sigarette, che sono una schiavitù, perché le sigarette non vi rendono liberi, quindi buttatele via, perché è una dipendenza, liberatevi da quella dipendenza che fa malissimo alla salute, ma soprattutto vi ingabbia. È una gabbia dorata, magari perché vi piace, però è una gabbia, è una trappola, quindi attenzione, buttatele via, pensate alla vostra salute. Tra l'altro, in questo momento le persone che fumano sono anche più a rischio perché hanno fatto una ricerca e hanno visto che chi fuma è molto più facilitato, diciamo così, nell'aggravarsi della malattia. Quindi è molto più probabile che poi abbia bisogno della terapia intensiva. Quindi sicuramente smettere di fumare in questo momento e continuare a non fumare anche dopo è una scelta saggia. E dico tutto questo perché credo che la salute delle persone, la nostra salute, sia davvero il bene più prezioso, perché se c'è quella, poi tutto il resto in qualche modo possiamo cercare di risolverlo, ma quando non c'è la salute è tutto più difficile. Io ho visto tante persone della mia famiglia stare male, avere dei problemi di salute, e quindi so benissimo che cosa si prova quando si vede qualcuno che sta male, ma so benissimo anche che cosa si prova magari a stare male in prima persona, perché io per il momento non ho mai avuto cose particolarmente gravi, particolarmente invasive, però ho avuto comunque nel corso della mia vita qualche piccolo problema di salute e vi assicuro che quando non si sta bene è tutto più difficile, tutto più faticoso, tutto più pesante. E quindi io credo che sia arrivato il momento per dare importanza a noi stessi e dare importanza a chi ci sta vicino. Mi fermo con questo video perché altrimenti poi mi dilungo troppo e credo che il video sia già venuto abbastanza lungo. Spero di essere riuscita a trasmettervi il mio pensiero, di essere riuscita a farmi capire. Spero che non mi abbiate fraintesa e che non abbiate percepito questo mio lungo discorso come un assurdo monologo delirante, ma spero che qualcosa di buono sia arrivato. Fatemi sapere nei commenti se ci sono riuscita o meno, spero di sì. Comunque vado adesso a festeggiare un pochino il mio compleanno semplicemente tagliando una fetta di torta con il mio compagno, però ci tenevo comunque a condividere con voi questi miei pensieri in questa giornata particolare che è quella del mio compleanno. Io vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.